Ciao a tutti amici di eximardore.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad effettuare l'analisi del Logitech G500S, che è il mouse da gaming con sensore laser di Logitech che rinnova la gamma dei precedenti G400 e G500. Come tutti sapremo, questa è una categoria intermedia di mouse, in quanto sono usciti già i nuovi modelli come il Proteus Core, sarebbe il G502 o il G402 Hyperion Fury. Rimane comunque un mouse dalle caratteristiche molto buone e quindi si adatta molto bene all'uso gaming. La confezione, come sempre, ci riporta l'immagine illustrativa del mouse che da una parte ci mostra la nuova superficie e dall'altra, diciamo, parte della struttura interna del mouse. La confezione, come sempre, riporta tutte le informazioni tecniche del mouse, sia nella parte e nel retro della confezione, sia ai lati stessi. Inoltre, come sempre, abbiamo la possibilità di visualizzare il mouse all'interno della confezione. Procediamo dunque all'unboxing dello stesso. Rimuoviamo un attimo il sigillo di plastica che protegge il mouse e estraiamo il mouse ed il bundle. Come sempre, troviamo il mouse ospitato in questo blister di plastica e struttura di cartone. E all'interno troviamo il relativo bundle, scusate. Un attimo di pazienza che estraiamo tutti gli oggetti che compongono il bundle. Ci siamo quasi. Ancora un attimo. Eccoci qui. Quindi il bundle del Logitech G500 si compone di un piccolo, scusate ancora, di un piccolo cofanetto in alluminio con all'interno i pesetti. Vi facciamo vedere. Sono presenti 12 pesetti, 6 da 1,7 grammi, mentre gli altri da 4,5 grammi, che ci permetteranno dunque di personalizzare il peso del mouse stesso. Inoltre troviamo questo piccolo confezione di carta che contiene il manuale e tutte le informazioni cartacee riguardanti il mouse stesso. E infine troviamo il mouse, il Logitech G500S. Come abbiamo visto anche per il 400S, Logitech per la nuova versione S ha voluto ridisegnare, tra virgolette, la superficie superiore del mouse con queste striature e superficie quasi soft touch. Nella parte destra e nella parte, scusate, nella parte sinistra e nella parte destra troviamo una superficie rugosa che quindi migliora il grip sul mouse stesso, anche se comunque porta, diciamo, a una maggiore sudorazione delle dita e quindi magari a qualche impronta visibile. Partendo dall'alto troviamo la classica rotella libera, oppure abbiamo la possibilità, tramite il clic di questo pulsante, di avere la rotella con leggeri scatti. Troviamo inoltre due tasti più e meno per la personalizzazione di funzioni, a cui potremo assegnare l'esecuzione di macro o qualunque altra cosa. Ai lati troviamo due tasti principali per avanti e indietro, più un ulteriore che potrà essere sempre assegnato, mentre nella parte destra non troviamo nessun pulsante. Passando alla parte inferiore del mouse troviamo il sensore, che è un Avago 9800 versione modificata, è un 9808 quindi, e sempre una versione che adotta varie tecnologie di Logitech quali Delta Zero e così via. E inoltre troviamo diciamo la base per i pesetti, che tramite una piccola pressione che abbiamo visto ci permette di estrarre immediatamente questa struttura in plastica dove potremo alloggiare i vari pesi e quindi customizzare il peso totale del mouse. Sono presenti ovviamente due mousefit di buone dimensioni più un terzo. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, come possiamo vedere, e il connettore non è placcato in oro. Dunque vi rimandiamo per ulteriori immagini e per la recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto a tutto lo staff.